Buon modo dei e bentornati sul capitolo 2 di Poppy Playtime. Incredibile, assurdo e pazzesco. Sono ancora carico per l'episodio precedente perché siamo riusciti a sconfiggere quei maledetti aghi-guaghi piccoli. Al secondo tentativo c'è qualcosa che è troppo in quel giochino lì rispetto a quello del coniglietto. Non lo so, forse dovrò rifarlo un paio di volte magari per digerirlo bene. Poi abbiamo avuto l'evento Kissimissi, che io pensavo ci mangiasse lui, invece per adesso ci ha dato una mano, anche se questa cosa mi fa veramente strano, perché sarebbe l'unica Aghiwaghi della sua specie e giocattolo, esclusa Poppy, che non ci vuole morti, perché tutti ci vogliono morti in questo cavolo di posto. Anche la buona mammi tentacolosa rosa ci vuole morti. Ed eravamo rimasti davanti all'ultimo gioco, che dovrebbe essere il gioco delle statue. Mi preoccupa abbastanza perché la mascotte di questo gioco è quell'orribile mille piedi cane. Sembra un'evoluzione di un'altra dimensione di Alessandro Brugo, che è un personaggio canon nel God, è un personaggio molto cattivo, e lui sembra una delle sue evoluzioni, come Eevee, gli dai una pietra diversa e diventa questo caterpillar cattivo. Direi di partire e vediamo che fine facciamo. Ok, Load Game, speriamo che mi ha lasciato davanti al gioco numero 3. Ok, mi ha salvato. Vedete, l'unico problema che ho avuto con i salvataggi è stato nel primo episodio, che siamo arrivati davanti a Poppy e poi non mi ha salvato. Ok, eravamo rimasti che poco fa, che avevo fatto caso che questi aghiwaghi messi come l'uomo vitruviano li avevo visti. Ma non è che cambia qualche cosa in questa stanza ogni volta che facciamo i giochi? Cioè, già il fatto che la porta è bloccata non promette bene, io ve lo dico, Perché gli altri si sono aperti e questa no? Vabbè. Mi piace che il colore del gioco è in base alla mascotte. Ok, andiamo. Oh, te lancio. Oh, te lo lancio a testa, Vabbè, volevo fare la gag, non faccio riuscire. È orribile, questo è veramente mostruoso. Guardate, è gigantesco sto coso. No, mi sono ricordato una cosa, che lui tipo avevamo letto una scatola di un giocattolo di lui. Mi pare il nome era Caterpillar qualche cosa, beh, giustamente è un bruco. Un bruco cane. E faceva parte tipo della collezione degli interscambiabili, quindi come l'ape gatto. Cioè, puoi scambiare i pezzi, quindi puoi creare delle mostruosità ancora più brutte. Che vediamo sempre se ci stanno nascosti i trofei. Ce ne mancano ancora 5, quindi voglio. Qualche trofeo qua su, magari. No, non c'è niente. Okay. Che poi magari sono messi nei punti più se. Vabbè, si è emozionata quando mi ha visto. Sono messi magari in punti super facili e io non li vedo. Magari i più difficili li ho trovati e quelli più facili non li ho trovati. Hungry to learn. Ok, affamato di sapere. Qui sembra quasi quello del Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco fatto, lo sapevo. Ok, abbiamo. Nell'altro episodio ho scoperto che quando vedi un bastoncino illuminato puoi salire. Io l'altra volta stavo facendo parkour estremo. Sono tornate le Tesla. Qui ci sarà da piangere, forse. E l'ultimo puzzle sono stato abbastanza bravo. Ok, sentiamo questa creatura orribile. Do you want to play with PJ? Ok, ha una voce pure orribile. Cioè, è un bruco cane, quindi parla come un bruco cane. Ah, PJ si chiama, PJ. Okay. Caterpillar PJ si chiama. Comunque dovrebbe essere il più intelligente di giocattoli. Vabbè, mi ha detto bravo. E ora non sapremo mai più. Sono corrotti tutti sti audio, Vabbè, buono, per carità. Vabbè. Comunque, sembra a quanto pare quello più disrespect. Ecco, mo ci ucciderà solamente per questa cosa. Ok, forse ho capito. Ok. Così. Così. Così.
Forse ok, forse ci siamo perché prima volta che arrivo qui. No, aspetta, c'ero. Era così. Salire su sti cosi, però vabbè, 10 minuti abbondanti ci siamo stati su questo enigma, vabbè. Poi sento tutti i rumori di zampette, non è che sono le zampette di sto coso, vabbè. Comunque, non era difficilissimo, però non era neanche semplicissimo, ecco, diciamo. Diciamo che era. Ah, ok. Diciamo che era una via di mezzo. Oh mio Dio. No, non si può scappare. Che orribile posto. This advanced obstacle course is designed to test your physical. The rules are simple. Ok, regole The sono lights semplici. will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Quindi quando è However, buio mi posso when the lights muovere. turn on, you can look around but cannot move. Ah, mi devo frizzare You con la may luce. move again once the lights turn back off. The lovable PJ Mamma Puppetoy mia, will quanto. follow you. If PJ Eccolo, reaches you, via, via. your test is over. That's all. Good luck. È orribile. Quindi mi devo frizzare quando c'è la luce e mi posso muovere quando è buio? Ma quando parti? Parto adesso? E quando parto? Oh, buono, distruttibile. È fantastica lei comunque. Ha detto le cose veramente raccapriccianti. Posso muovermi? Questo è terrificante. Madò, ragazzi, è terribile questo. Terribile. Cioè, lui mi segue? No, mi segue. Mi segue! È una delle cose più inquietanti che abbia mai visto. Ok, lo so, ragazzi, mi dovrei appendere a quei cosi. Non vorrei. No, non ho parole, questo è fatto veramente bene. Guarda come mi segue. Vale pure qui sotto? E certo, vale pure qui sotto. No, vabbè, non parole. Io volevo dire di mammi che stava dicendo una cosa veramente triste, però. Ragazzi. Questo era il medium, eh. Mi immagino l'hard che era. Ammazza, ma dura pochissimo, è proprio un pezzetto alla volta, eh. Questa cosa. No, ho sbagliato tasto. Stavo veramente per morire malissimo, ragazzi.
Mi sta divertendo un po' del pre... Mi sono incastrato. No, vabbè, ma che ansia. Malissimo, eh? Non ci arrivo. Mannaggia, devo rifare un pezzetto indietro. Oh, sto buono, eh? Me lo tengo come ricordo, è stato più divertente del previsto. Va bene, va bene. Ora ve lo taglio perché è lunghissimo. Ci vediamo appena fatto. Questo è il secondo tentativo comunque. Magari velocizzato ci mettiamo di meno. Easy. L'hard ce lo teniamo per quando facciamo l'episodio extra, dai. Facciamo easy, dai.
Ok, mamma mia, ok, siamo riusciti. Ok, ma oh, non è che mi serve fino a qua, via, via. Oh, oh, oh. Via, 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 oh. È chiusa. Forse devo... Ok. Poi leggiamo tutto, ragazzi, devo capire come uscire da questo posto inferno. C'è sta il buco! Prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto. Leggiamo nel prossimo episodio. No, poi, ok, via, 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 via. Oh, godo. Mazza, che caduta. No, 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 io non torno. Ok, via, via. No, 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 mamma, si può arrabbiare quanto vuole, io me ne vado. Non ci voglio mai più stare con quel coso lì. No, no, non torno. No, 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 mamma, non torno, non torno. E questo che diavolo è? Ah, ecco perché è arrabbiata, perché non è più il maritino? Ma guarda, mommy long legs, baby long legs e daddy, la famiglia long legs, ecco perché cioè non c'è il maritino, ecco perché è arrabbiata. Mamma mia. Ok, dobbiamo continuare a salire. Ok. Ora vorrei salvare, lo so, dobbiamo pure leggere i fogli che abbiamo preso, li leggeremo nel prossimo episodio. Il gioco non era difficile, ragazzi, sono io che non ero bravissimo ad appendermi e quindi sono morto due volte perché cascavo nel baratro. E adesso che succede? Abbiamo finito tutti e tre i giochi, però mami non ci ha dato il terzo codice. Mami knows the best. Quindi ragazzi stiamo continuando a salire, io non so dove andremo a finire. Lo so, dobbiamo leggere ben due fogli che leggeremo nel prossimo episodio. Mi preoccupo un po' che devo rifarmi tutti questi giochi quando faremo l'episodio extra, mannaggia. Tutto distrutto, ok. Siamo finiti dove... Oh, 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 oh. Siamo finiti, mi sa, dove... No, sembra la zona centrale, ora mammi. Oh my god. Tre ce ne abbiamo. Ok, tre ne abbiamo, ok. Va bene, ragazzi, io direi che possiamo concludere qui... Probabilmente io nei prossimi giorni finirò, perché non so quanto manca al finale. Però mammi non è felice e questo mi preoccupa particolarmente. Quindi, spero di avervi intrattenuto un po' nonostante la mia non perfetta bravura e questi giochi incredibili. Ragazzi, che cosa siamo con voi e ci vediamo probabilmente nel prossimo episodio che sarà probabilmente il finale o il quasi finale di questo capitolo 2 incredibile. Quindi, che cosa siamo con voi e ci vediamo al prossimo episodio.